Grande partecipazione e interesse per connessioni. Una a due giorni di dibattiti, tavole rotonde, che si è svolta al Monastero di Camaldoli per mettere in connessione i parchi nazionali toscani e le comunità che vivono al loro interno. Connessioni forse servirà per creare una strategia unica. Stiamo lavorando da tempo a una strategia unica, la legge regionale 30 del 2014 è una legge che istituisce e elegge, diciamo, come territorio da tutelare tutto il sistema della biodiversità toscana, quindi non fa una distinzione fra livelli di protezione e tiene assieme quindi i tre parchi nazionali con i tre parchi regionali, con le 46 riserve, con i due parchi geominerari. Ovviamente ognuno ha il suo livello di protezione, la sua governance, ma in questa rete che noi dobbiamo potenziare e rafforzare, i nodi principali sono ovviamente i parchi regionali e quelli nazionali, che sempre più devono servirci a rafforzare tutto il resto, che è più fragile, che è meno strutturato e che quindi ha ovviamente maggiori difficoltà. Dobbiamo lavorare perché i parchi in particolar modo siano sempre più vissuti come opportunità. Fino ad oggi, e per qualche parco, ahimè, soprattutto di quelli regionali, ancora è così, il parco è vissuto come un sistema di vincoli che sottrae, no? Autonomia ai territori, che sottrae in qualche modo possibilità. Non è così, è l'esatto opposto, sono grandi leve di sviluppo, certamente dobbiamo lavorare perché possano portare ancora maggiori opportunità a chi li abita e a chi ci lavora. Sempre meno distanza tra il parco e i comuni, questa distanza si sta sottigliando, quindi i progetti devono essere visti veramente insieme. Questo secondo me vale per tutti i progetti legati al territorio, all'ambiente, alla transizione ecologica, alla biodiversità. I parchi, sia quelli nazionali che quelli regionali, hanno un luogo di discussione, un luogo di condivisione, che è la comunità del parco, che è formalmente istituita e dove convivono, in questo caso, le due regioni, tutti i territori coinvolti, ovviamente i gestori delle aree protette. Quello è un luogo di discussione, di confronto, lì vengono prese le decisioni, vengono levigate e ovviamente lo si fa con grande attenzione alle istanze del territorio, proprio perché nessuna decisione deve essere calata dall'alto, altrimenti torneremo a quel concetto di sottrazione di un territorio. Invece noi questi territori li vogliamo proprio restituire alla cittadinanza. Le opportunità del PNR sono state date a gruppi, anche di comuni, di enti che si sono messi insieme, però abbiamo parlato con il presidente di ANCI, l'opportunità di avere sempre più servizi per poter mantenere le persone a presidiare un territorio. Ecco, in questo caso però serviranno sempre più risorse, al di là che poi il PNR finirà, ma in questo caso forse naturalmente da una parte la regione, da un'altra parte lo Stato. In questo caso il PNRR ha fatto fatica anche a iniziare, diciamo la verità, perché ha riservato ai parchi nazionali e regionali e al loro sviluppo 100 milioni di euro, che sono briciole per tutto il territorio nazionale. Credo che sia una visione profondamente sbagliata, che vede una dicotomia fra lo sviluppo sostenibile e i parchi in un'ottica esclusiva di conservazione. Non è così perché non sono un'arca di Noè o una cassaforte dove mettere la biodiversità e lasciarla lì in conservazione, perché in un territorio che si trasforma continuamente, ancora di più alla luce dei cambiamenti climatici che vedono queste trasformazioni più rapide e più degenerative, noi abbiamo bisogno che i parchi assumano un ruolo attivo all'interno della transizione ecologica, che diventino laboratori della transizione ecologica e soprattutto attraverso questo ruolo attivo da protagonisti e un ruolo anche di sperimentazione possano diventare leve di sviluppo sostenibile e quindi non essere in contrapposizione. Proprio per questo avrebbero bisogno di maggiori risorse. Noi investiamo per i parchi regionali, ovviamente, tra parchi e riserve, circa 6 milioni di euro l'anno. Sono pochi, sono quello che riusciamo a fare e avremmo sperato in un supporto maggiore. L'ultima cosa che le chiedo è questa: ci sono due visioni diverse, da una parte il parco che guarda molto di più alle nuove attività, sto pensando alle guide ambientali e quindi allo sviluppo turistico, dall'altra parte ci sono anche gli enti locali che guardano invece anche al legno come una nuova opportunità, spesse volte stridono un pochettino insieme, però ecco, che cosa, come lo vede lei, che naturalmente voi avete anche il compito importante, quello naturalmente della salvaguardia, della bonifica, del rispetto anche e del taglio naturalmente anche dei boschi?
Ma io credo che come in tutte le cose bisogna trovare ricercare un equilibrio che è possibile trovare, un equilibrio fra le necessità di tutela e quelle di sviluppo, giusto appunto come dicevamo finora. Quindi si tratta di regolare questa attività, di porre dei limiti e delle modalità e credo che la comunità del parco possa essere il luogo dove trovare questo equilibrio. Io credo che non ci siano cose particolarmente, come dire, ostacoli particolarmente alti nel trovare il punto di sintesi, perché comunque una manutenzione va fatta, comunque i tagli selettivi vanno fatti, si tratta di far coincidere due interessi che non sono divergenti, vanno solo regolati. La regione Emilia-Romagna e la Toscana in questo punto si incontrano, dobbiamo dire, con il Parco delle Foreste Casentinesi, Monte Falterone e Campigna. Credo che ci sia naturalmente da lavorare, ma forse si può lavorare bene per mantenere le comunità all'interno dei parchi. Non c'è ombra di dubbio, abbiamo un'esperienza che io reputo assolutamente straordinaria in questo Parco Nazionale e anche con il Parco Nazionale dell'Appennino Tosco-Emiliano, quindi siamo legati dai parchi e anche da un crinale, no? Che non divide ma unisce. Certamente i parchi rappresentano una grande opportunità per garantire un'attenzione all'ambiente che è più che mai necessaria e di cui credo ci sia anche una rinnovata consapevolezza e da qui anche per creare occasioni anche di lavoro che possano davvero concorrere al mantenimento delle popolazioni nei territori che spesso sono territori periferici, qualche volta perfino marginali. Quando si parla di mantenere la popolazione si parla di lavoro, ecco in questo caso è un nuovo lavoro quello che ci siamo dovuti anche inventare, magari legato al turismo e non più legato soltanto a quello che è il legno. Sì, certamente, credo che ci sia ancora un po' da inventare perché ormai da qualche anno parliamo di turismo, ma abbiamo bisogno sempre di più di immaginare un turismo molto ben ritagliato su misura per questi posti e per luoghi che certamente devono poter essere vissuti, conosciuti, ma che devono necessariamente anche essere ben conservati. Quindi benissimo il turismo, ma con un'idea di turismo particolarmente attento e che credo possa anche diventare un'opportunità davvero di conoscenza e di crescita culturale rispetto ai temi ambientali. I parchi sono abituati a lavorare insieme, più volte li abbiamo visti collaborare sia quello dell'Appennino naturalmente quello naturalmente delle foreste casentinesi. Si colloca e si lavora anche tra le regioni? Si colloca e si lavora, potremmo farlo sempre più intensamente oggi che l'attenzione ai parchi è un'attenzione che coglie una sensibilità che in qualche modo non può essere trascurata, insomma lo abbiamo visto, ce l'ha consegnato il periodo Covid, ma non solo, c'è come dire, una potenzialità in questi parchi che deve essere espressa, che deve essere vissuta e che può anche essere davvero un elemento che contribuisce ad approfondimenti anche nel campo scientifico, per esempio, no? Pensiamo a tutto il tema della decarbonizzazione e della capacità delle nostre foreste di assorbire CO2. Quindi questi sono davvero dei laboratori di sostenibilità potentissimi e quindi noi molto volentieri lavoreremo sempre più assiduamente. Connessioni, le comunità del Casentino, le comunità della nostra Toscana insieme per cercare di sopravvivere in questo ambiente, soprattutto non sopravvivere, ma creare un'opportunità di vita nuova. Brava, hai detto bene, si tratta di creare nuove opportunità di sviluppo più compatibili con l'ambiente. Oggi tutti parlano di transizione ecologica, qui abbiamo dei grandi giacimenti che possono consentire uno sviluppo che sia uno sviluppo armonioso e rispettoso dell'ambiente, ma che oltre a dare opportunità per delle vacanze, per delle visite, per entrare a contatto con la natura, per respirare aria pulita, anche per creare una nuova economia, soprattutto anche rivolta ai più giovani. Io credo che i parchi finalmente stanno scoprendo che esistono e devono esistere, certo per la conservazione dell'habitat, della natura, dell'ambiente, ma devono essere anche
dei motori di sviluppo, quindi saper coniugare la conservazione con le opportunità da dare alle comunità. Questo parco è nato oramai tanti anni fa, circa 30 anni fa. All'inizio c'è stato anche un grande contrasto perché era qualcosa di nuovo che si presupponeva porre nuovi vincoli. Oggi finalmente si comincia a comprendere che il parco può rappresentare anche invece e già rappresenta delle grandi opportunità. Tra l'altro è una parte di Toscana visitabile attraverso la mobilità sostenibile, i cammini, quello di Francesco, quello di Dante, il treno, le mountain bike, le ciclovie. Credo che veramente ci siano delle grandi opportunità. Il fatto che si facciano delle iniziative dove le istituzioni, con le associazioni, con le categorie, con i cittadini si trovano per cercare di aumentare questa connessione, proprio per far comprendere che l'esistenza dei parchi e la rete dei parchi, è bene che i parchi facciano rete tra di loro, non significa avere dei gravami, delle limitazioni, ma significa avere delle opportunità che possono rappresentare la possibilità di lavorare e quindi di rimanere anche ad abitare nelle aree montane, nelle aree interne. Da questo punto di vista, come Regione, siamo molto impegnati a fare politiche che vanno in questo senso.